perché vabbè, adesso ci sono ancora 3 settimane di campagna elettorale, saranno importanti Messina, Comiso, Scicli, Modica, Gela, Ravanusa, Palermo, e poi ci rivedremo a Catania. Poi tornerò in un pezzo di Sicilia che non merita di finire sui telegiornali di tutto il mondo come campo profughi, perché Lampedusa va restituita ai lampedusani, ai siciliani e ai turisti di tutto il mondo. Noi dobbiamo tornare a continuare a difendere i confini, a bloccare gli sbarchi, a bloccare il traffico di esseri umani. Non serve inventare niente. Primo Consiglio dei Ministri, costo zero, si reintroducono i 2 decreti sicurezza che hanno perfettamente funzionato per anni. Li hanno smontati ed è tornato il caos. Io ricordo che i decreti sicurezza non si occupavano solo di immigrazione clandestina, ma di antidroga, di antimafia, di antiracket, telecamere di sorveglianza. Quindi nel primo Consiglio dei Ministri utile, se siciliani e italiani sceglieranno il simbolo della Lega, il Presidente del Consiglio, e per me sarebbe un onore presiedere il primo Consiglio dei Ministri, reintrodurrà i decreti di sicurezza. In Italia entra chi ha il permesso di entrare, punto, come in tutti gli altri paesi civili del mondo. Quindi non è possibile 2.000 sbarchi in 24 ore. Ma dove siamo? 2.000 sbarchi in 24 ore. È una roba che non si è mai vista negli anni passati. Torniamo a noi, ringrazio i ragazzi, mi hanno dato lo studio del Rotary, ho sentito in questi giorni l'ordine degli ingegneri, l'ordine degli architetti, facoltà universitarie, e sono convinto di una cosa, e perché andremo fino in fondo? L'abbiamo dimostrato sulla TAV. Eravamo al governo con i 5 Stelle qualche anno fa, gli italiani avevano speso miliardi di euro per scavare un buco sotto una montagna e qualcuno diceva no, non bisogna andare avanti con la TAV. Spendiamo degli altri soldi non per finire il buco e farci passare i treni, no, per riempire il buco con altre pietre. E noi dicevamo, scusate, però costa di meno finire l'opera che non tornare da capo. E qua è lo stesso. Costa di più non fare il ponte che fare il ponte. È conveniente, necessario, utile, vitale, indispensabile collegare, non Messina a Reggio, collegare l'Italia all'Europa. Andare in treno velocemente da Palermo a Roma in poche ore. Certo, non basta il ponte, punto. Serve finire le opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria, ovviamente non basta. Però pensate all'immagine dell'Italia nel mondo con un'opera di ingegneria unica, fattibile, realizzabile, che si ripaga in un anno. Ogni anno i siciliani per il non avere il ponte spendono 5 miliardi di euro all'anno. Ebbene, io penso che sia molto più utile investirli questi 5 miliardi, anche perché una volta ogni tanto l'Europa ci dice vi diamo la metà dei soldi. Quindi siccome ci danno sempre poco o niente, se ci garantiscono di aiutarci a fare quest'opera, ripeto, e sarebbe un modello per l'ingegneria italiana nel mondo, architetti, geometri, operai, manovali e... ultimo ma non ultimo, oltre al vantaggio per siciliani e calabresi, si quantificano decine di migliaia di posti di lavoro veri in Sicilia e in Calabria, a Messina e a Reggio. Sistemi la città di Messina, sistemi la città di Reggio, poi investi a Gioia Tauro dall'altra parte, porti turismo, ripulisci questo mare che merita di essere visitato per le sue bellezze e non solo attraversato a gas e gasolio. Quindi io mi domando nel 2022 chi continua a dire di no al ponte, o è ignorante, o è in malafede, o ha altri, perché altre spiegazioni non ci sono. Questo vale anche per il sì al nucleare, però se noi vogliamo essere indipendenti anche dal punto di vista energetico, non possiamo essere uno dei pochi paesi al mondo sviluppati che dicono no all'energia nucleare. Non la faccio lunga perché fa caldino e ho bisogno di candidati perfettamente in gamba e anche di cittadini che, anzi, permettetemi di dirvi, visto che è un lunedì mattina, grazie di cuore per essere qua, grazie per la vostra presenza, avete preso permessi dal negozio, dall'ufficio, dall'azienda, grazie, perché è un lunedì mattina a mezzogiorno. Poi però io trasformo in positivo quello che qualche giornalista ha presentato come negativo. Ci sono nello stesso giorno, in un lunedì mattina di agosto, invece di essere spiaggia a Messina, Salvini e la Meloni. Bene,
Questo vuol dire che il centrodestra ci crede a Messina e la Sicilia. Mi domando dove sono Letta, Renzi, Calenda, Conte e Di Maio. Il problema non è che ci sono Salvini e la Meloni a Messina a incontrare cittadini, imprenditori, medici, commercianti. E dove sono gli altri? Quindi, però, comunque noi abbiamo una squadra unita e compatta in regione e a livello nazionale. Di là sono, ho perso il conto di quanti sono i candidati delle sinistre. Fra Letta, Renzi, Calenda, Di Maio, Speranza, i comunisti italiani, Marco Rizzo, Potere al Popolo, Sinistra Italiana, articolo 1, articolo 2. È una roba che ho perso il conto. Qua c'è una squadra compatta. Io ringrazio chi compete per rappresentare prima l'Italia e la Lega in assemblea regionale e sarà per me un orgoglio portare tanti messinesi a Palermo e a Roma, grazie a voi. Quindi in bocca al lupo a tutti voi. In bocca al lupo soprattutto a chi si è unito al percorso provenendo da esperienze diverse, da culture diverse, da mondi diversi. Prima l'Italia è questo, non era un simbolino per la squadra di calcio che non sapeva come chiamarsi. È una scommessa sul futuro. Io voglio crescere, non mi accontento mai. E quindi per me è emozionante, ve lo dico, essere qua sapendo che il 25 settembre la Lega sarà al governo sia in regione siciliana che a livello nazionale. Quindi sento un'aria molto buona. In questi giorni sono partito il 23 mattina da Rimini, anzi il giorno prima in Trentino, poi Rimini, Marche, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria questa mattina, oggi e domani e mercoledì mattina terra di Sicilia, poi Lombardia, Piemonte, Emilia, Romagna, Veneto, Friuli e poi ci rivediamo in Sicilia. La prossima tappa la faccio grazie ai giudici, ovviamente, in Sicilia. Quindi il 16 settembre non posso mancare all'appuntamento col mio processo, a cui ormai sono abituato da parecchi mesi in tribunale a Palermo, l'accusa di sequestro di persona aggravato e continuato, abuso d'ufficio, omissione di atto d'ufficio, perché ho bloccato gli sbarchi dei clandestini in Italia, vado a Palermo a testa alta in tribunale perché ho fatto il dovere di un ministro e di un buon cittadino. E quindi ne approfitto, Sicilia occidentale la mattina in tribunale a Palermo, Sicilia orientale la sera per un comizio a Catania. Quindi vediamo di unire dal male trarre sempre il bene, come insegnava Sant'Agostino. In bocca al lupo, vi lascio questa splendida terra da qui al 25 settembre, senza promettere cose mirabolanti. Un po' di lavoro in più, e lavoro significa infrastrutture, e lavoro significa sviluppo, un po' di ambiente pulito ma davvero, quindi con questo canale ripulito dagli scarichi, ma anche con la perenne emergenza rifiuti che viene risolta. La Sicilia deve trasformare i rifiuti in energia, calore e ricchezza. Servono i termovalorizzatori, come in tutto il mondo. Come in tutto il mondo. I rifiuti non devono essere un problema, ma devono essere una fonte di ricchezza, una fonte di lavoro. Questo è, poi non sto a dire il patrimonio, quelli che dicono tutti quando vengono in Sicilia, che bel patrimonio archeologico, architettonico, che bel mare, va bene. Però se la gente non è in grado di lavorare, evidentemente di avere un bel patrimonio architettonico e non di più. Quindi sfruttare. La Sicilia potrebbe essere un'attrazione. Io ho fatto questa proposta al governo uscente, non l'hanno accolta e magari un governo di centrodestra sarà più attento. Ci sono alcuni paesi europei meno belli della Sicilia, penso al Portogallo, che stanno attraendo decine di migliaia di pensionati benestanti, perché chi risiede per metà dell'anno in Portogallo piuttosto alle Canarie sulla sua pensione paga 0 euro di tasse per 5 anni. Con tutto l'affetto per il Portogallo, se in Sicilia si garantisse a chi arriva dall'estero che sulla sua pensione paga 0 euro, io penso che questa diventerebbe una terra straordinariamente ricca e accogliente. Noi abbiamo bisogno di chi arriva dall'estero in aereo, non col barchino. Sono due visioni del mondo un po' diverse. E attenzione, chi scappa davvero dalla guerra non deve arrivare col barchino rischiando di morire. Deve arrivare da principe o da principessa, come gli italiani stanno accogliendo centinaia di migliaia di bimbi e donne che scappano dall'Ucraina. Chi scappa davvero dalla guerra deve essere certificato al di là del Mediterraneo come in fuga dalla guerra, dalla persecuzione, dei maltrattamenti,
e non va messo a $3,000 a passata su un barchino, deve arrivare qua in aereo, perché noi siamo un popolo accogliente, solidale e generoso. Quello che invece arriva qua per la sesta volta a Lampedusa e poi arriva a Messina a spacciare droga non deve più mettere piede in Italia per il resto della sua vita, perché di certa gente noi non abbiamo bisogno. E non occorrono i blocchi, basta riapplicare i decreti di sicurezza e basta trovare qualcuno che al Ministero dell'Interno, invece di non vedo, non sento e non parlo, faccia il suo lavoro, molto semplicemente. Anzi, se avete notizia dell'attuale Ministro dell'Interno, segnalatelo a chi l'ha visto, perché ci sono agenti della Polizia di Stato preoccupati perché non hanno notizia del Ministro Lamorgese. Comunque dal 25 settembre si cambia musica su questo, lo diceva prima di me. Sono due scelte di vita e di Italia diverse, due scelte di Sicilia diverse. Per me la priorità è il lavoro, e per tornare a creare lavoro occorre innanzitutto azzerare la legge Fornero. È fondamentale, è giusto, è vitale. Uno dopo 41 anni di fabbrica ha il diritto di godersi qualche anno di riposo. L'altra sera ero in televisione e non credevo di aver sentito quello che invece ho sentito dalla signora Fornero, che bellamente, io ripubblicherò, non so se l'abbiamo già fatto, vi rimettiamo quei 20 secondi in cui questa signora, bella abbronzata, bella seduta alla casa sua, diceva come se fosse una cosa normale: e Salvini è un piccolo uomo, vabbè, agli insulti da Fornero sono abituato, ma fa niente, ho le spalle larghe. Questa diceva tranquillamente, io me la sono riascoltata per capire se l'ho sentito giusto, e però questi anziani in Italia dovrebbero lavorare un po' di più. E mi sono incazzato come una vipera, perché uno che parla in questa maniera di gente che ha la schiena rotta dopo 40 anni di mare, di fabbrica, di casa di riposo o di scuola, è uno che veramente non riconosce cosa vuol dire sacrificarsi, impegnarsi, sudare e lavorare. Via la legge Fornero vuol dire fare giustizia per gli ultri sessantenni e aprire spazio di lavoro ai ventenni, che altrimenti campano di precariato a vita e arrivano a 50 anni di lavoro precario in lavoro precario, con cui poi non ti costruisci una famiglia. E guarda caso dicono gli italiani non fanno figli, e grazie, se arrivi a 40 anni senza un lavoro e non ti danno il mutuo, i figli dove li metti a dormire? Sul lungomare. Quindi è questo, via la legge Fornero, pace fiscale con una delle cartelle dell'Agenzia delle Entrate che rischiano di massacrare milioni di famiglie italiane, la tassa al 15%, lo ripeto a Letta che dice non si può introdurre la flat tax, amico mio c'è già, non è che possiamo introdurre, c'è già, oggi per 2 milioni di partite IVA la tassa al 15% è già realtà, vogliamo semplicemente estenderla non solo alle partite IVA ma anche ai lavoratori dipendenti, alle famiglie e ai pensionati fino a 70.000 euro di reddito, quindi non a Berlusconi, ma chi è qua. E se portate a casa 50.000 euro lordi all'anno, non penso che facciate una vita da caviale e champagne tutti i giorni, e quindi estendere questo regime fiscale semplificato. Non la faccio lunga, so che ha parlato oggi su un quotidiano siciliano uno che tutti i giorni mi insulta, non ho capito perché, questo Calenda, che però già uno che dice che i ragazzi dovrebbero fare solo il liceo, perché i ragazzi che vanno al liceo sono intelligenti e quelli che vanno all'istituto tecnico sono ignoranti, si autodefinisce come il re degli ignoranti. Porta rispetto a chi fa l'istituto tecnico, l'alberghiero, l'ipsia, l'itis, il professionale, il geometra. Uno che pesa un altro essere umano in base al titolo di studio è un piccolo uomo, perché è meglio, per carità di Dio, avere tre lauree, però in Sicilia come nella mia Milano io conosco fior di uomini e di donne che con la terza media hanno dato lavoro a migliaia di persone, hanno creato lavoro e ricchezza. Quindi lascia perdere il liceo obbligatorio, piuttosto noi stiamo lavorando e presento la nostra proposta mercoledì davanti alla facoltà di medicina all'Università Statale di Milano. Mancano medici in Italia, vengo dalla Calabria, li devono andare a cercare in Albania piuttosto che a Cuba. Copiamo la Francia e cancelliamo il numero chiuso per accedere alla facoltà di medicina al primo anno. Lasciamo libero accesso al primo anno della facoltà di medicina a tutte le ragazze e i ragazzi che ne fanno domanda, e la selezione la fai in base ai voti il secondo anno, non col quiz, modi alla ruota della fortuna, primo anno. Costo per lo Stato zero. Ecco, qualcosa che qualche euro lo costa, ma sarebbero euro ben investiti. Stiamo facendo quantificare al Ministero dell'Economia il costo, perché per serietà noi quello che spendiamo diciamo da dove lo prendiamo. Estendere la gratuità dei libri di testo, che oggi è riferita solo alle elementari, anche alle scuole medie e alle scuole superiori, altrimenti per le famiglie all'inizio dell'anno scolastico, oltre a tutto il resto, è una sciagura.
luce e gas, approfitto dei giornalisti, su questo la politica dovrebbe dare dimostrazioni di maturità, di unità. Dividiamoci sui decreti sicurezza, sulla legge Fornero, sulla flat tax, sul liceo scientifico, sulle centrali nucleari, sul ponte, sullo stretto. Le bollette della luce e del gas non sono di destra o di sinistra. Le bollette della luce e del gas entrano in tutte le case. Siamo ormai al raddoppio, al triplicarsi. Anche qua la proposta della Lega a tutta la politica italiana è copiare la Francia, approvare quello che in Francia è stato approvato da Macron all'inizio dell'anno. Ad esempio, dico Macron, quindi non un sovranista, lepenista, salviniano, amico di Putin. Ormai a sinistra, quando non sanno cosa dirti, cercano i russi. Non so se su questo lungomare a Messina ci sono dei russi, ci sono degli agenti russi, ci sono degli infiltrati russi. Penso che ci siano donne e uomini messinesi. Non sono io che in passato ho preso soldi dalla Russia o ho firmato dei contratti commerciali con la Russia. Io rispondo solo al popolo italiano. E chi continua a darmi dell'agente russo ne risponderà in tribunale e darà un po' di soldi in beneficenza. Non alla Russia, ma ai bambini italiani che ne hanno bisogno. Quindi, cosa mi dicono Letta, Renzi, Conte, Di Maio, Speranza, Boldrini? Domani, non fra sei mesi che è tardi, domani chiediamo al governo in carica, perché ricordo alla sinistra che il governo è in carica, che Draghi è in carica, che Speranza è in carica, c'è un governo, ci sono dei ministri, c'è un Parlamento. Lo approviamo settimana prossima un decreto urgente da 30 miliardi di euro per bloccare, come hanno fatto in Francia, gli aumenti alle bollette della luce e del gas. La Lega è pronta, aspettiamo il sì di tutti gli altri, e chi dice di no non è un amico dell'Italia e degli italiani. Questo per me è fare politica, risolvere i problemi della gente. Viva Messina, viva la Sicilia, viva l'Italia, buon lavoro da qui al 25 settembre, ci vediamo a festeggiare una grande vittoria della Lega e del centrodestra. Grazie di cuore a tutti voi. Dopo, amico mio, ho risposto alle domande per mezz'ora, fammi ripetere che sono...